E via, nuova partita, One Player Game. Eccoci qua, Super Mario World. Benvenuto, questa è la terra dei dinosauri. In questo strano posto troverai che la principessa, scoprirai che la principessa Toadstool è scomparsa di nuovo. Sembra che Bowser se la sia acchiappata ancora. Bene, Super Mario, che dire su di Super Mario, una serie videoludica che dura ormai da anni e anni. Un personaggio che rappresenta uno stereotipo razziale, dire Super Mario è come dire Super Bingo Bongo, cioè è lo stereotipo di un italo-americano, anzi Mario, Guido, sono tutti nomi che indicano proprio lo stereotipo dell'italiano. Super Mario in questi videogiochi non fa altro che maltrattare gli animali, perché infatti salta addosso alle tartarughe, ai bruchi, a tutti gli animali che incontra. Insomma, è un gioco che insegna ai bambini a maltrattare gli animali, è un gioco che sarebbe da sopprimere sto cazzo del Super Mario. Però gente, noi eccoci qui, eccoci nel primo gameplay di Maneschiarini a Super Mario World, sperando che la Nintendo non ne arrivino gli agenti Nintendo tipo SWAT sul tetto di casa mia a rapirmi stanotte. Bene, cominciamo dalla Yoshi's House, la casa di Yoshi. Nella casa di Yoshi ci sono quattro uccelletti che saltano sul tetto, una cassetta delle lettere, un camino, insomma quattro bacche di merda appese a un cazzo cioè, la merda, sta casa di Yoshi fa schifo. Infatti andiamo nel Yoshi's Island 1. Vi farò vedere tanti segreti e come sbloccarli in questo garrulo gioco che è Super Mario Brothers. Ora, io ci giocavo quando ero proprio piccolo, nel 93, però sto gioco uscì nel 91. Penso che sia il gioco dell'anno 1991 e i suoi anni se li porta bene, insomma non è come la Playboy, Miss Playboy Playmate del 1991, che ormai a quest'ora sarà una vecchia sulla cinquantina. No, Super Mario i suoi anni se li porta bene, dopo tanti anni è lo stesso gioco di una volta, bello fresco, pimpante, e ci divertiamo ancora con esso come quando eravamo ragazzetti. Se non di più, perché i giochi di adesso sono tutti deludenti ed è meglio buttarsi nel passato, nella roba vintage. Va tanto di moda il vintage, fanno anche la patatina classica, la patatina quella dei Rocco Siffredi, ma come si chiama? La Amica Chips versione vintage. Allora il vintage è proprio una roba che tira parecchio. Per cui anche i giochi vecchi, gente, come Superman Lio, tirano ancora tantissimo. Allora, piglio il fungo al volo, yeah! Ci sono sti cazzo di dinosauri. Ecco, la novità che introduceva questo gioco è la possibilità di prendere Yoshi. Yoshi è un dinosauro che Mario cavalca. E vai, non ce l'ho fatta, che sfiga. Si potevano prendere dei punti qui, vabbè. E Shigeru Miyamoto, il programmatore di Super Mario, l'inventore di Super Mario, pensate che c'è chi ha inventato la penicillina e c'è chi ha inventato Super Mario, aveva previsto sin da Super Mario Bros. 1 la possibilità di cavalcare un altro personaggio, e c'erano dei bozzetti di un Mario Centauro, una specie di Mario Centauro, però bello. E niente, sto fatto l'ha potuto introdurre solo in Super Mario Bros. In Super Mario World, nemmeno in Super Mario Bros. 3. E quindi questo è tutto. E quali altre curiosità di Super Mario potrei dirvi? Cioè, il fiore di fuoco è rappresentato come un fiore di fuoco perché la parola Hanabi, cioè che è l'unione di Hana, fiore, e Bi, fuoco, significa scintilla in giapponese, quindi lui quando lancia la scintillina è un fiore di fuoco, insomma sarebbe la trasposizione grafica del kanji fiore di fuoco. Vado nel Super Mario, nel Yoshi's Island 2. Vale, ho guadagnato una vita con niente. Beh gente, il fungo perché un fungo? Cioè perché Mario cresce con i funghi? Beh, questo deriva da... Buongiorno, grazie per avermi salvato, il mio nome è Yoshi. Nel mio viaggio per salvare i miei amici, Bowser mi ha intrappolato in quell'uovo. Ok. No, dicevo, il fungo viene da Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, che lui, Alice, ingrandiva o rimpiccioliva
ingurgitando un fungo maledetto, insomma. Quindi, gente, dovete capire che c'è un po' di cultura dell'LSD, un po' di Beat Generation, un po' di... insomma, anche il fatto che Super Mario, in Super Mario Bros. Affronti 8 mondi. Gli 8 mondi possono rappresentare gli 8 stadi di percezione di cui parlava Timothy Leary nei suoi libri, ma questi sono discorsi lunghi. Insomma, comunque Super Mario è un viaggio psichedelico in una terra dove si ingurgitano funghetti. Ma la smetto di dire cazzate e procedo parlando del gioco. Ora, sti primi livelli sono una stronzata colossale. Come avete visto, ho premuto quel bottone che ha fatto sì che questi apparissero questi cosi che ho sotto i piedi in questo momento, che sono dei blocchi che prima non c'erano, insomma. Quindi bisogna assolutamente sbloccare quei cazzo di blocchi che stanno in giro per la mappa. Però ci sono altri segreti che voglio farvi vedere. Speriamo di prendere... ecco, 40, oh, sta boh. Ce l'ho fatta! Ci sono tanti segreti di Super Mario che voi pensate di conoscere e che pensate che si trovino in giro sul web, invece no, li conosco solo io. E voi non ci credete? Voi non ci credete? Adesso vi faccio vedere. Sempre che non muoio in sti livelli, perché comunque dopo 30 anni che non gioco ho un joypad, fortunatamente. Però sono sempre tanti anni che non gioco. Da bambino ero molto più bravo, perché tutti i giorni stavo lì, tutti i giorni sto cazzo di Super Mario e fai i compiti, e no? E ho giocato per un anno intero a Super Mario. Non so, il gioco... rigiocabilità, longevità, cioè rigiocavo in continuazione sto gioco, perché avevo solo quello. Non è che potevo andare su internet, no, all'epoca c'era solo questo. Avevo il Super Nintendo con Super Mario, l'alternativa era andare al bar a giocare con i giochi arcade e spendere un sacco di soldi, per cui alla fine ero sempre a giocare a sto cazzo di Super Mario. Come ho fatto per un anno a giocare a Super Mario lo so solo io. Dopo è uscito Donkey Kong. Ecco là, Nabi, il fiore di fuoco. Dopo è uscito Donkey Kong, mi sono messo a giocare a Donkey Kong. È veramente... insomma, sono cose di altri tempi queste. Quando uscì Donkey Kong... ecco, vedete, quando stavo per morire, quando siamo in volo, possiamo buttarci via da Yoshi come se fosse il coso, come se fosse... quello dei jet, no? Come cazzo si dice? L'espulsione d'emergenza, diciamo, vabbè. Comunque, fatto sta, quando cadiamo in un burrone, premendo A saltiamo via da Yoshi come delle faine. Hoppla! Possiamo fare anche dei doppi salti, praticamente. Solo che dobbiamo sacrificare Yoshi. Non si fa. Non bisogna sacrificare Yoshi, gente. Sto cazzo di dinosauro. C'erano quei dinosauri doppiati male. Mamma e papà hanno un altro bebè, non se ne fanno più niente di te. Ecco, Yoshi è più o meno quello. Allora, c'è un canale di YouTube che si chiama World of Amigurumi, e praticamente a questo tizio che gestisce sto canale io l'ho contattato e gli ho consigliato. Lui fa dei peluche praticamente all'uncinetto. Si chiamano amigurumi, è una pratica giapponese, come lo shibari, come l'ikebana, come il bukkake. E praticamente questi peluche, gli ho detto di fare Yoshi e i due dinosauri... no, puttana boia! E i due dinosauri di Bubble Bubble, praticamente. Chissà se li avrà fatti a quest'ora, ma voi andate a vedere il canale di World of Amigurumi, che... e basta, faccio un po' di pubblicità al ragazzo che gestisce il canale di World of Amigurumi, che alla fine anche a me piacciono i peluche. Quando le fighe vedono che a me piacciono i peluche, me la danno più volentieri, senza rompere i coglioni. E quindi benvenga World of Amigurumi. Tra l'altro c'ha un casino di iscritti World of Amigurumi. Complimenti, coi pupacci è riuscito a tirare fuori un botto di iscritti, bravo. Io ci provo coi videogiochi con risultati alquanto deludenti. No, recentemente ho raggiunto i 10.000 iscritti, quindi sono soddisfatto. Magari se non li avessi raggiunti in quasi 10 anni sarebbe stato meglio, ma non stiamo a guardare il cappello.
Guardate come ottengo tante vite in questo livello. È sufficiente accoppare le tartarughe senza mai scendere dalla rete. 4.000 punti, dopo gli 8.000 c'è una vita. Se io non scendo mai dalla rete, continuo ad accoppare tartarughe, continuo ad ottenere vite, quindi per adesso mi va bene così. Per questi primi livelli ottengo queste vite in questo modo squallido, direi. Ma le prossime vite che vi farò vedere le otterrò in modi veramente sbrroni, che voi non conoscete. Ecco, c'ho già 20 vite e sti cazzi. Anche andando dietro alla rete con questi speciali pannelli posso andare a coppare queste tartarughe e ottenere le vite. Ciò è molto divertente. Ma adesso la smettiamo, perché tanto quando usciamo dal gioco e ricarichiamo una partita salvata, le vite ritornano a 5 e quindi ce la acchiappiamo nel culo. Però per la mia partita in corso, che durerà circa un'oretta e mezzo, 2 ore, 4 ore, 5 ore, volendo con i ritmi, se uso gli stessi ritmi che uso per Fallout, praticamente finisco il gioco in un'unica partita. Però diciamo che farò una partita più breve per non diventare scemo. Ecco, sto stronzo è facile da morire. Ecco, complimenti, ho appena detto sto stronzo è facile da morire. Bisogna aspettare che la piattaforma si inclini nel modo giusto. Cioè, va a finire che muoio io. Oh, che culo. Il primo boss è andato. Morto. Curiosità, tutti i boss di Super Mario World sono nominati come famosi musicisti. C'è, per esempio, nel quarto mondo c'è Ludwig von Koopa. Sarebbe Ludwig von Beethoven. C'è questa scenetta mongoloide, che però quando ero bambino mi piaceva. Mario ha sconfitto il demente Iggy Koopa, Iggy, un famoso cantante, nel castello 1 e ha salvato l'amico di Yoshi che era ancora trappolato nell'uovo. Insieme andranno a Donut Land, la terra delle ciambelle. Perché devono essere chiamate come dolci? Era più sbrone Super Mario Bros. 3. Però vabbè, ci accontentiamo. Allora, qui intanto salvo. Qui c'è un segreto stupendo che ci consente di andare direttamente al castello finale. E voi direte, ma che cazzo stai dicendo, Mannes? E invece adesso vi faccio vedere anche questo. Però prima vado da un'altra parte. Prima mi faccio qualche bel volo. Completare sto livello è una cazzata, basta volare continuamente. Però è meglio anche scendere, perché altrimenti non vedo... No! Ho detto, è meglio scendere e mi ritrovo... Per me crepo a sto punto. No, dammi la... Non sono Favij, cioè io non muoio. Io faccio grondare il culo dei nemici di funghi, di monete e funghi, cazzo. Io non muoio, io sopravvivo. I don't want to die. I'm a survivor. Allora, bisogna cercare di infilarsi là dentro e non è semplice. Però io ce la faccio. Ok. Si prende sta chiave e voilà. E questo era facile come segreto, dai. Ma è quello che viene dopo che mi interessa tanto. Mi sa che era meglio avere Yoshi anche qui, ma è lo stesso. What a... Ti frullo, testa di cazzo. Pesci di merda, venite, vi apro in due. Vi apro in due come cozze, anche se siete pesci. Oh, l'anabi, l'analbi. Ridammi la piuma che è molto meglio. Cioè, in Super Mario Bros. 3 c'era il procione, il raccoon, il Super Mario Raccoon, che era semplicemente leggendario e che nei nuovi giochi per Nintendo DS è tornato perché era totalmente leggendario. Qui, in sto cazzo di Super Mario World, oltre a fare un gioco
che rispetto a Super Mario Bros. 3 è una chiavica, a parte Yoshi, ci hanno voluto mettere sto cazzo de piuma, che non significa un cazzo, ma io avrei preferito mille volte il procione. La gente si era abituata al procione. Alla gente piacciono i procioni, bei procioni, bei procioni, sì! Dobbiamo portare questa P, la P di Pirla, o la P di Porcello, la dobbiamo portare verso un punto, ecco, la butto direttamente là, e fotto sti pesci bastardi. Ecco, in questo punto qui, poi la dobbiamo scoppiare, ci dobbiamo prendere la chiave. Anche questo enigma non è difficilissimo, anzi è abbastanza evidente. E a questo punto si raggiunge una casa stregata. È qui che c'è il segreto veramente... ma veramente... Guardi, vi faccio vedere adesso, ma non è nemmeno questo il segreto più segreto dei segreti che volevo farvi vedere. Però anche questo è importante. È importante che voi lo scopriate insieme a me, insieme al grande Dustin 666, che non è un esperto solamente di Fallout, insieme al grande Manneschiarini, che non è... mi confondo, uso sempre il vecchio nick. Non è solo esperto di Fallout, ma è anche esperto di tanti videogiochi. E sempre che la Nintendo non mi dia copyright strike o stronzate varie, sti giochi io ve li faccio vedere tutti. E voi non vedevate l'ora... Invece di far uscire la guida di Fallout, faccio uscire un gameplay di Super Mario. Chissà come siete contenti. Mazza, state a scoppiare di gioia proprio. Allora, bisogna fare così. Non entrare in questa porta, non entrare in quella porta. Bisogna dare una botta lì, far salire quella pianta. Ed entrare in questa porta, che è sempre a tempo. C'è una battaglia contro un boss segreto. A questo punto bisogna sconfiggere il boss segreto. Che è abbastanza... non è impossibile. Non è impossibile per un giocatore esperto come me. Bisogna dargli tre colpi con queste mattonelle. Insomma, niente di trascendentale. Lo si vede anche se è invisibile. Dopo tre colpi schiatta. E noi abbiamo preso il percorso segreto che ci consente di andare fino a Bowser. No, ma come siamo contenti. Ecco qua, c'è una... si entra nella Star Road. Io salvo. Ora, la Star Road ha due modi per essere completata. Uno normale e uno segreto. Vi farei vedere per cominciare quello segreto. Per esempio, possiamo andare giù in questo livello normalmente. Oppure possiamo buttarci totalmente alla sinistra e trovare una chiave. Una cazzata questo. Questa è una cazzata. Però dovremmo completare il livello anche normalmente al fine di scoprire tutti i percorsi che il gioco ha da offrire. Qui c'è uno Yoshi blu che da piccolino, mangiando la stella, diventa subito grande. Usiamo lo Yoshi blu per fottere i nemici. Lo Yoshi blu ha la caratteristica che qualunque guscio mangi, qualunque colore di guscio mangi, lui vola sempre. Gli spuntano le alette e vola, anche se mangia un guscio verde. In più, se mangia un guscio, non so, rosso, vola e sputa fuoco. Quindi ottiene anche l'altro potere del guscio. È sburrone quando mangia un guscio giallo, perché vola, poi quando atterra causa una scossa di terremoto. Quindi diventa molto sburrone col guscio giallo. Yoshi blu con guscio giallo spacca. Se noi sputiamo fuori il guscio, cioè dopo un certo periodo di tempo Yoshi ingoia il guscio, però se noi lo sputiamo fuori e ce lo rimangiamo, possiamo continuare ad avere i bonus, quindi possiamo continuare a volare. Il guscio rosso invece non può essere sputato fuori, perché quando viene sputato fuori praticamente diventa una fiammata e quindi ce lo mette in culo allo Yoshi blu. Anche sta chiave è abbastanza facile da trovare. Invece di andare nel tubo bisogna andare di qua. Una stronzata anche qua, gente. Guardate che roba, guardate che roba.
Star Wars 3. Anche questo è abbastanza facile. No, la vita. Bisogna cercare di ammazzare quella nuvoletta. Ecco, la nuvoletta è muerta. Insomma, una cazzata, gente. Torno a no! No! È che non volevo abbandonare lo Yoshi. Va bene, scopro il percorso normalmente. Nella schermata di selezione della partita c'è un numero, e quello è il numero di percorsi che abbiamo scoperto. Finendo il gioco, questo livello normalmente, abbiamo scoperto un percorso, praticamente. E quando lo finiamo nella maniera segreta abbiamo scoperto un altro percorso. Quello conta ai fini di ottenere numericamente dei percorsi, che dovranno essere poi 98, credo. Vedi, torniamo indietro, però conta. Questi livelli vanno finiti sia normalmente che non. E la puttana. Ce la dovrei fare a sto giro. Volevo conservare lo Yoshi's. Non me lo faccio mica togliere così uno Yoshi blu. Vabbè che bastava tornare in quel livello. Anche quando lo Yoshi ha una chiave in bocca, conta come scopritura della serratura. Sto livello già rompe più i coglioni. Fammi volare, baby! Guardate lo Yoshi che vola! Quanto è fico! Però io voglio la tartaruga azzurra. No! No! Cioè, gente, il fatto è che per scoprire la chiave lì ci vuole lo Yoshi blu. Andiamo a prendere lo Yoshi blu. Quando abbiamo scoperto un livello basterà premere Start e poi Select per uscire. E noi usciamo con lo Yoshi blu, molto bello così. Comoda così, direte. Poi mangio vite di continuo. Sto lontano dallo stress, mangio vite e gioco a Super Mario World. Sentite, io volo in avanti fregandomene del guscio blu, guscio azzurro, guscio color rosa, vibratore per lei. Per lei, perché c'è anche il vibratore per lui. Allora, bisogna svolazzare in un riquadro qua in basso. Ma il problema è che Yoshi ingoia il guscio e quindi poi cade giù a piombo. Questo stronzo di Yoshi. Poi il guscio serve per questo. Per aprire per colpire il blocco. Vabbè, ce l'ho fatta anche questa. Via. A questo punto siamo arrivati, penso, alla fine. Ecco, siamo direttamente al castello di Bowser. Possiamo andare a completare il gioco. Vedete, vedete, eh? Cosa che non farò adesso, comunque. Vi faccio vedere come si sblocca lo Special World. Sempre che mi ricordo. Sempre che dopo 50 anni io mi ricordo. Mattia, io ho lo Yoshi blu. Lo metto in culo a tutti. Non mi ricordo assolutamente. Ci deve essere un punto in cui chiaramente si riesce qua su forse. Ah, fantastico, quindi basta avere lo Yoshi blu anche qui. Molto comodo.
E completo anche il quinto segreto. E ciò mi fa accedere nel mondo speciale. Guardate che sburronata! Nello special! Vogliamo completare lo special, ma è molto difficile, gente. È proprio un casino di merda, altro che molto difficile. Non sono più abituato, qui mi fanno abbandonare subito lo Yoshi blu. Oddio. Vediamo un po' cosa riesco a combinare. C'ho solo un funghetto, non ho nemmeno la mia piuma. Dove cazzo vado? Oh, la piuma. La piuma, ho visto la piuma. Buonanotte. Che frustrazione sti livelli, che frustrazione. Yuppie! Una tartaruga blu. Che frustrazione proprio. Cioè, perché ci sono tutte queste P di pirla? Oddio, devo prendere quello al volo. No! No! Lo sapevo! Lo sapevo! Ma io non sono Favij. Io non faccio gli urletti quando... Io insisto. Vado avanti finché non ci riesco e non mi demoralizzo. Perché ho i coglioni in ghisa. Ho i coglioni in ferro battuto. Però sono sempre più debole. Non ho nemmeno un fungo. Cioè, un fungo ci vuole. Ci potevo riuscire, dannazione. Lo devo trasformare in moneta. No. Ok. Ok, dai. Yay! Ah, ok, l'altra P era per trasformare i nemici in moneta, sti stronzi. Ah, ce l'ho fatta. Come vedete, questi livelli sono un po' più difficili della norma e sono progettati in maniera molto particolare. Mi sa che mi arrendo a un certo punto. Questo è un casino. Questo, quando ero piccolo, mi faceva diventare matto. Se sono diventato quello che sono diventato, è a causa di questo livello. Cioè, dobbiamo andare in giro gonfi come dei palloni, con le sacche scrotali gonfie come dei palloni, e cercare di superare questo livello volando. E i controlli del Mario pallone sono abbastanza difficili. Poi inoltre non ce l'ho fatta a trovare un altro pallone in tempo. Potrò andare avanti così io, gente. Con 27 vite. Se vedo che non ce la faccio, vado a prendere altre vite. Con un trucco che conosco solo io. Solo io e l'uomo gatto conosciamo questo trucco. Ah! Perché devo andare a fare dei livelli così incasinati? Cioè, io volevo fare un gameplay tranquillo. Giocare a Super Mario tranquillamente. Sarà qui il pallone, dai. No. E allora me l'hanno schiaffata in culo. Un'altra volta.
È lì dove c'è quel tizio, il pallone. Però, porca miseria, devo sbrigarmi. Devo essere più veloce quando ci sono quelle piante. Sì, dai, ce la faccio. Ce la faccio. Sono fatto per farcela. No, se ce l'ho fatta quando avevo 10 anni, posso farcela anche alla mia meravigliosa età. Ma c'è un'età per ogni cosa. Ecco, innanzitutto... No. Non sono riuscito a prendere nemmeno il primo. Ho detto, lo faccio andare avanti un po' così. Prendo più tempo e non sono riuscito a prenderlo. Non lo so. I giochi del 1991 andrebbero lasciati al 1991. Non è che uno nel 2016 ci si mette su credendo di... A quell'epoca i giochi erano più difficili. Adesso sono tutti una cazzata, sono tutti facili perché devono essere commerciali. Devono vendere. Ma a quell'epoca erano un fottuto casino. E noi giocatori di oggi, me incluso, non siamo abbastanza sboroni. Eccolo. Vedete com'è facile. Ah, ok, sono arrivato alla fine. Beh, non era così difficile tutto sommato. Gente, ho vissuto una botta di adrenalina anni 90. E i prossimi livelli sono ancora peggio. Continue and save mi mette dopo 2 livelli, perché è talmente un bordello. Anche Shigeru Miyamoto lo sapeva. Diceva, ma se un giorno... Se poi nel 2016 giocheranno questo livello, avranno bisogno di un salvataggio dopo 2 livelli. Il fungo! No! Ma dove sto andando? Non è che dovevo premere un interruttore? Ma porca troia. Potevo saltare con... Ah, no, niente. Che scarsone che sono. Sono la vergogna del Mannes minorenne. Mi sa che bisognava andare di sopra, altro che... Ma porca... Per prendere il fungo sono morto. Ma è il bello dei giochi della serie Super Mario. Crepare così, ignobilmente. No, ho detto che dovevo andare di sopra, che cazzo... Però qui c'è la moneta. Yoshi! Ecco, bravo stupido, ma proprio stupido. Gente, scusate, abbiate pazienza. Tanto di vita, ne ho 23. Io vado su. Proprio su in cima. Tempo fa lo sapevo a memoria dove andare. Quando facevo sto livello. Adesso non so un cazzo. No, sta tornando indietro male. Dovevo premere on a quel punto. Male, dolore. Brutto. Ah no, però c'è un ragno. Se c'è un ragno vuol dire che sto andando comunque... in qualche direzione sensata, no? No, però almeno non sono morto, ecco. Quindi andiamo su e poi all'ultimo cliccare in giù. Ho perso un casino di tempo, quindi questo significa che magari morirò lo stesso. Però va bene. Ecco, sono morto comunque. Perché mi sono distratto. Wow. Bene, gente, bene. Vi farò perdere mezz'ora per ogni livello. Ma alla fine ce la farò. Dai, vieni, ti spacco. Ecco, premiamo off. Ma sì.
Sì, più o meno, ecco. Più o meno, ci stiamo avvicendando in una direzione sensata. No! Andava bene, sono morto per una stronzata. Ma dico io, allora, riproviamo. Il fatto che ritentando uno impara dai propri errori e dovrebbe riuscire a completare questi straordinari livelli sempre più felici ed allegri. Dai ragnetti, dai! Ah! No! No! But why? Why? Me la sto anche cavando bene, ma... muoio per sfighe. Dai, gente, dai. Su. Dai, ce la posso fare. Concentrazione. No! Concentration. Allora, vediamo dove casca. Oh. Qui cosa c'è? Alette di Yoshi. Non mi servono. Se avessi avuto Yoshi, però... No! Ma sapete cosa faccio? Torno con Yoshi. No, torno con Yoshi una sega. Andiamo avanti coi coglioni. È troppo facile tornare con Yoshi. Su. Io ce la posso fare. No. Oh, gente, sta diventando un gameplay come quelli di FiveVJ, solo che dura un po' di più. I can do it. Non me le ricordavo così difficili questi livelli. Oppure quando ero bambino avevo più tempo da perderci. E mi ossessionavo fino a che non ci riuscivo. Cosa che in vita adulta non potrei mai fare. Allora, vediamo un po'. Qui si entra? No. Qui ci sono le alette di Yoshi, vaffanculo. Ma puttana. Puttana. È molto difficile sto livello. Ok, torno con Yoshi. Cioè, le alette di Yoshi consentivano di superare un'intera area. Per cui me lo vado a acchiappare sto cazzo di Yoshi. Vediamo un po' se così riesco a rompere il culo a tutti. Farò grondare il culo dei nemici di monete e funghi. Eccoci nello Special World. Way Cool si chiama sto livello. Way Cool. Il cool te lo apro in due. Intanto con Yoshi è più semplice affrontare questi animaletti. E anche le seghe. Le seghe non mi fanno una sega.
Ok, prendo le ali di Yoshi. Così è proprio una cagata. C'è questo bonus dove si vola e si raccolgono monete. È fatto in modo che si possa completare il livello anche con Yoshi. Però c'erano un sacco di livelli, cioè i primi due livelli non si potevano completare con Yoshi, quindi... Beh. Qui hanno voluto darci questa agevolazione e l'ho completato. Un livello che si chiama Awesome. Bene. Ah, una puttana. Puttana, mi ha subito inculato. Era la tartaruga speciale che attivava tutti e tre i poteri di Yoshi. I dinosaurini che si vedono di nuovo per la prima volta in questo livello, oltre che, cioè per la seconda, per una, oltre al livello Yoshi's Island 1 si vedono anche qui. Ha parato il guscio, mamma mia, e io te l'ho spaccato. Faccio grondare il culo dei nemici, puttana boia. No, ti faccio grondare di sangue e merda. Dopo una dura battaglia sono riuscito ad andare avanti. Sto livello non è impossibile. Ecco, appena ho pronunciato la frase "sto livello non è impossibile", io torno indietro a prendere Yoshi, perché mi hanno rotto il cazzo. Perché Yoshi è l'eroe di cui Super Mario ha bisogno. È un dinosauro blu che tira fuori la lingua e ingoia i nemici. E nel seguito Yoshi's Island li caga e li usa come uova per sparare addosso ai nemici. No, non ho preso la stela. Vieni qui. Il baby Yoshi diventa uno Yoshi blu. Yoshi's Island è un gioco molto bello. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Però anche Super Mario World si difende, dai, si difende. In Yoshi's Island il protagonista è Yoshi. Mario è un bambino piccolo. Vedete, volo. Quando atterra fa la nuvoletta che ammazza i nemici. E poi quando lo sputa, sputa fuoco. Sbarrone, avete visto? Ho tutti e tre i poteri combinati. Però io me ne frego, adesso uso la tartaruga, il guscio blu. Così è facile completare un livello, direte voi. E vabbè. Faccio quello che posso per avvantaggiarmi, zivisivisi. No, ho ingoiato il guscio, no. Ma perché faccio queste cappelle? Adesso devo tornare indietro a prendere Yoshi. Perché ho visto che in quella parte lì c'erano i pesci che volavano. E ciò non va bene. Intanto ho 18 vite, ma ce la posso fare, gente. Ce la posso fare. I can do it, I can do it. Vieni qui. Sto Yoshi qui l'hanno messo qui così apposta perché fosse facile da prendere. E per avvantaggiar ve se ne. Voilà! Se prende la rincorsa e vola, vola anche più velocemente. Qui ci stanno i pesci che volano, i proiettili. Oh, io volo fuori dallo schermo, ciao! Ok. Ce l'ho fatta, ho superato i primi 4 livelli.
I secondi 4 mi sa che sono ancora più incasinati. Ho paura che siano ancora più incasinati. Continue and save. Però sempre Yoshi. Oddio. Vabbè, non è un livello difficilissimo. Aspettate un attimo. Guardandolo meglio mi sembrava un po'... Oddio. Oddio, che cazzo devo fare qui? Ok. Sì, grazie Yoshi. Senza Yoshi mi avrebbero rotto il culo. Eppure 40 punti. Beh, ok, non era troppo difficile, però ho paura per gli ultimi. Groovy Mondo. Mondo. No, è quello con l'acqua che va su e giù. Ma puttana. No! No! Ho perso, sono riuscito a perdere Yoshi, mamma mia. Andiamo senza Yoshi, dai. Sti cazzo di livelli. Dai, prendi il fungo. Mario è il classico italiano che va a funghi. È il classico italiano d'altri tempi. I pesci quando sono fuori d'acqua muoiono al tocco. Dai, che ce la faccio pure senza Yoshi. No. Cioè, oh, finisco di dire una cosa, succede qualcosa che mi contraddice. Non riuscirò a superare il livello. Ah, qui ci voleva Yoshi. Sì, ci sarà anche la vita qui, ma chi se ne frega. No! No! Vabbè. Lasciamo stare Yoshi. E via. Completiamo sta minchia di livello. Beh, anche questo non era impossibile, tutto sommato. Però adesso devo bere. Sì? Chi è? No, non posso! Scusate, ogni tanto mi vengono a bussare. Continue and save. Questo livello si chiama Oltraggioso. Mi vengono a bussare per andare a fumare una sigaretta insieme, ma chiaramente io in questo momento non posso. E poi sto cercando di smettere di fumare. Che cazzo sono ste fiamme? Ah! Sì, un fungo direi che mi serviva. Mi serve anche la molla.
Ma puttana boia! Non me ne sono accorto, dovevo abbassarmi. Ma addio. Ci vuole Yoshi, perché Yoshi mangia le fiamme. Lo so perché me lo sono sognato stanotte. Vai. Quelle fiamme mi sa che sono un nemico che appare solamente lì. Invece l'ultimo livello, paradossalmente, dovrebbe essere già meno difficile. Vediamo se avevo ragione, Yoshi. Intanto mangio questi. Sì, mangio anche le fiamme. Ma puttana... Niente, torno indietro a prendere Yoshi e cosa volete farci? Il mondo si divide in due tipi di persone, quelli che hanno Yoshi e quelli che non ce l'hanno. Super Mario. Hai finito di maltrattare gli animali. Quei bruchetti sono nemici abbastanza famosi. Poi appaiono anche in Super Mario 64. Sono apparsi per la prima volta in Super Mario World e poi sono diventati nemici canonici. Molto iconici. Dai che ce la faccio a superare sta merda. C'è anche il simbolo della Nintendo lassù in cima. E che cazzo. Con calma. Ho Yoshi, ho il potere. Posso gestirlo con calma. Vieni qua, fiammetta. Ti ingoio. Perché Yoshi fa tutto con l'ingoio. Datemi il fungo. No! Ecco, quando ci sono queste fiamme qui, in questi spazi ristretti, avere Yoshi fa grondare il culo delle fiamme di cenere e scintille. Dio boh. No! Mi hanno rotto il culo! Perché? E tutte le volte devo tornare indietro a prendere Yoshi. Maledetti. Vi farò pagare un conto salato quando avrò finito con voi, figli di puttana! Intanto io non so da quanto tempo sto giocando, boh. Non ho un cronometro, non ho un orologio. Vado avanti così, con la forza dell'inerzia. Certo, volevo fare un long play, ma un long play di quanto? Insomma, ce l'avevo quasi fatta, ma è quel quasi che fa la differenza tra un culo non rotto e un culo rotto. Certo che Yoshi ha dei gusti, mangia direttamente le fiamme. Tra un po' faranno vedere anche Yoshi che si mangia la merda.
No, non ci credo. Punto. Mi sa che devo prendere qualcosa di più di Yoshi. Continuo a tornare indietro e basta. Sono livelli difficili. Ho scelto di farvi vedere i livelli più difficili. Ce la farò! No, no, no! Ma no! Basta, sta diventando troppo frustrante. Vado a fare qualche cos'altro. Perché sennò ci divento scemo. Ci tornerò in questi livelli, ci tornerò. Per il momento cambio obiettivo. Ritorno completamente indietro. No, scherzo, dai, scherzo. Scherzo, torno a prendere Yoshi. Ormai a questo punto volete vedere che li completo. Volete vedere cosa succede? Che cosa succede? Succede che cambia la palette di tutto il mondo, i nemici cambiano colorazione. Le tartarughe al posto del guscio indossano una maschera di Super Mario. Delle cose che probabilmente Shigeru Miyamoto aveva fumato pesantemente, sempre per via dei riferimenti lisergici di cui vi parlavo prima. Fuoco e fiamme. Ste cazzo di fiamme. Sono riuscito a toglierla dai coglioni. Come ho fatto a morire se ero addosso a Yoshi? Estremamente frustrante. Sto finendo le vite. Basta, vado dove si prendono le vite adesso. Anzi, no, dai. Insistiamo. Bisogna fare così per finire questi giochi. Insistere. Mai mollare. Mai scaraventare il joypad da terra per la frustrazione. Bisogna essere pazienti e indomiti come la goccia che scava nella roccia. Ma qui più che roccia sono le bestemmie. Thank you.
Andiamo avanti. Ce la devo fare. Cazzo, non mi fa riprendere Yoshi, no? Lo sapevo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Oltre a Yoshi ci vorrebbe qualche altro power-up come la piuma, per esempio. Però... vuoi che non ce la faccio a finire un livello? Cioè, volete veramente che non ce la faccia a finire sto livello? Ce la devo fare. Devo tirare fuori le maxi palle. Ecco. Le maxi palle, già. Ah, basta, basta. Le maxi palle, maxi palle. E che torno sempre indietro per prendere Yoshi. Ma questa tecnica non funziona. Devo fare qualcosa di più. Dai. So che ce la posso fare. Ce la posso fare, ce la devo fare. Sì. Mi stanno rompendo il culo, però vabbè. No, qui ci voleva Yoshi.
Che livello incasinato. Lì ci voleva Yoshi per fare il doppio salto e andare dall'altra parte. Oppure saltare su quei due missili. Ma la vedevo un po' incasinata. Più facile usare Yoshi. Insomma, prima c'è di tutto per perdere Yoshi e dopo c'è un salto per il quale ci vuole Yoshi. Sempre che vada bene. Bene, molto incasinato, è proprio come me lo ricordavo. Ce la posso fare, ce la posso fare. Dopo esulto quando ce la faccio. Tiro giù tutto. Cioè io mi sono abbassato e mi ha colpito lo stesso. Perché ero sopra Yoshi. Oh mio Dio, non mi ricordo proprio le basi di sto gioco. No. Sto finendo le vite, sto finendo tutto. Sono costretto a ritirarmi. Maffanculo. E vabbè, ci riproveremo un'altra volta. Torno indietro, vi faccio vedere qualcos'altro, cioè cos'è, faccio una partita dove per 3 ore muoio sempre nello stesso posto. Non è possibile, figlioli. Ci tornerò, ritornerò! E ritornerò anche a completare tutti sti livelletti. Allora, oltre alla Ghost House e tutto il resto, potevo completare il livello normalmente. Beh, c'è il vantaggio che dopo essermi allenato in quei livelli difficili, sti livelli qui mi sembrano tutti cazzate. In effetti questa è proprio una cazzata, basta volare. Oh, morite stronzi. Quaranta stelline. Completando il livello normalmente si va in una direzione dove si sbloccano delle robe. Delle robe segrete. Alla casa stregata vi farò vedere dei segreti. I pipistrelli, i gusci. Yoshi mangia tutto, mangia i pipistrelli, è come Ozzy Osbourne. Una vita che ne avevo bisogno. Ne avevo un drastico bisogno. Ne avevo un drammatico bisogno. Allora, in quel tubo lì, mi sembra, si va su.
E qui c'è il segreto, il frutto della secrezione. Il segreto. Ah, un guscio blu addirittura. Aspettate che mi suona il cellulare. Ecco, l'ho messo muto così non mi rompo nei coglioni in teoria. Sono le 11:30, ho ancora tempo per giocare, ho ancora tempo. No, vabbè, avevo sbloccato il segreto. Adesso completo il livello normalmente, poi nel segreto ci vado dopo. Nel frutto della secrezione. Non spengo proprio il cellulare. No. Allora, se mi incasino col cellulare non posso giocare, gente. Mettiamolo muto. E andiamo nel frutto del segreto. C'è un altro di quei palazzi con il blocco che si sblocca. Tutto molto bello. Una vita in più, quella che ho perso adesso. Il segreto. E di nuovo uno di questi palazzi sblocca, fa diventare quei blocchi verdi, li fa diventare, ci mette il blocco verde dentro, insomma. E salvo. Non ho più Yoshi, ma vabbè. Adesso completo questo livello normalmente. Perché io sono normale. Io sono normale. Il livello lo completo normalmente. Oh, un glitch, fantastico. Ho messo il nemico dentro una parete. Anche ai vecchi tempi c'erano i glitch. Ecco, vedete, appaiono questi blocchi verdi, i quali danno una piuma. Cioè, il nemico doveva morire, non glitchare. La Nintendo, che delusione, la Nintendo che fa sempre dei giochi belli, graficamente puliti, mi crea sti glitch del cazzo. Del cazzo. Per dirla alla Lino Benfi. Mi abbasso come uno scugnizzo e poi via verso... Mirabolanti avventure. E finiamo sto cazzo di livello. No. Finiamo sto cazzo di livello. Nella casa stregata c'è un segreto che io, quando lo scoprì da bambino, ci rimasi come la merda. Perché non l'avevo scoperto subito. Ed è una stronzata, basta volare qua. E praticamente abbiamo già scoperto il segreto. Alla fine si va di qua. Ci sono 4 vite.
sono tantissime. E voilà, finito sto livello, si accede a un percorsino segreto. La cosiddetta top secret area, che io ai tempi scoprì solo dopo aver finito il gioco più e più volte. Oh, mi sta finendo la batteria della telecamera. Oh, ma bestemmie, bestemmie. Minchia. Roba da bestemmie veramente. L'ho salvata attaccando il caricabatteria. Eccoci nella top secret area. Allora, qui ci sta Yoshi. Ci sta due piume. E due analbi, che però non li voglio. E poi ci esce Time Zero. Fantastico, no? Top secret area. Bisogna averlo questo. Se io adesso voglio andare a completare quel livello maledetto, ci vado con la piuma, che la prendo lì dalla top secret area. Poi mi prendo lo Yoshi blu, ma anche se non è blu, visto che lì non ci sono gusci. E quindi tutte le volte torno indietro fino alla top secret area. Però insomma. Allora, schiacciamo sta P di pirla. Invece di andare dove dice la freccia, andiamo in questa porta. Ed ecco che si sblocca, lo sbloccando. Si sblocca l'uscita da questa casa strecata. Vi faccio vedere un altro segreto, come ottenere tantissime vite proprio. Ma è molto più avanti, devo completare ancora il castello qui, eccetera. Salvo. Perché sono bello. Allora, qui si vola. Per cui... Vola con quattro cazzi in gola. Una bomba nella scuola. No, Yoshi, no. No. Toglietemi tutto, ma non il mio Yoshi. Yoshimitsu. Quello di Tekken. Comunque, a livello anche questo di una semplicità fastidiosa. Talmente semplicità fastidiosa che dicevo, faccio tutto volando. Poi in realtà mi è morto Yoshi, mi è morto tutto. Ho perso la piuma. Che belli sti giochetti bonus. Bisogna indovinare dov'è la vita. Ma io non indovino mai un cazzo. No, ecco, l'ho indovinata. Dai, Super Mario. Che in 4 ore di partita finisco tutto il gioco. No, ma durerò 2 ore, gente. 2 ore se va bene. Quel blocco con la stella vuol dire che se noi abbiamo preso 30 monete nel corso del livello ci dà una vita. Ma mi ha dato una monetina, quindi evidentemente non avevo preso 30 monete. L'altro bonusetto. No, sono un grande! Equivale a un casino di vite. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Ma potrebbero essere anche più di 8. Boh. Poteva darmene anche 9, intanto che c'erano, ecco. Per aver completato tutto il quadro. Un altro livello stronzo. La tartaruga gialla che rientra nel guscio giallo crea quel simpatico effetto. Si entra nel tubo.
cosa doveva servire sto tubo? Ma... qui si va... No, c'era il coso per salire e poi si passa passando nella parete. Ma ok. Ok gente, chissà i programmatori giapponesi. Minchia, fumano. Qualcosa ho visto già da quel livello impossibile. Questo è un cannone dove si entra da qui. Mi sperma. Aspetto che torni quel blocco volante. E via che andiamo, siamo alla metà del livello. C'è Yoshi! Perché non posso sparare fiamme anche quando sono sopra Yoshi? Così sarebbe come in GTA quando spari quando sei sulla macchina. Super Mario GTA Edition, no, ho perso Yoshi. Vabbè, chi se ne frega. C'ho lo sparo, qui mi serve tantissimo lo sparo. Shooter Mario. Muori. No. Per fortuna cadono dal cielo i power-ups. Proprio nel momento in cui ve ne è bisogno. No, non ce l'ho fatta. Questo castello è una stronzata, è talmente facile che anche un bambino di 6 anni con le manine appiccicate di marmellata riuscirebbe. Un bambino ciccione con le manine sporche di cioccolata e marmellata riuscirebbe a farcela. E io mi cimento in esso. Adesso se muoio faccio una figura di merda, ma una figura di merda. Sì, perché non ho la cappa. E con la cappa sarebbe più facile. Potrei ammazzare quegli scheletri con la cappa. Con la piuma, diciamo. Con il Caped Mario si chiamava. Wow, ruoto e sparo, cazzo, che sbrone. Oh, la piuma, sì, grazie, ti ringrazio, Dio. Così ci uccido lo scheletro. Anche il boss di questo castello è una puttanata, è una cagata pazzesca. È una cagata pazzesca, c'è anche il blocco verde a pararci il culo, ma cosa vogliamo di più? Già è una stronzata, poi in più blocchi verdi nascono apposta per pararci il culo. Cambio da cappa a sparo e sono pronto a rompere il culo al boss. Vieni, vieni figlio di puttana! Ti rompo il culo. Farei prima a saltargli addosso. Però vi faccio vedere che si può uccidere anche con lo sparo. Perché sì. Perché è bello uccidere un boss unicamente con lo sparo di Super Mario. Col salto facevo prima. Ecco un'altra simpatica scenetta animata. Perché queste mosse non le posso fare anche durante la partita? Me le fa nelle scenette animate, sto stronzo di Mario. Io voglio Mario tipo Street Fighter, cazzo. Morto un Koopa nel castello 2 è solo una memoria, la prossima area è il Vanilla Dome. Quale trappole aspettano Mario in questo nuovo mondo? Che ne sarà della principessa Toadstool? Boh.
verrà violentata dalle tartarughe. Molto probabilmente. Allora, qui salvo, poi vi faccio vedere, vedete che è apparsa la stellina, perché l'ho sbloccate tutte dall'alto, quindi sono apparse nei punti in cui esse sono. E io vado proprio in quella direzione, non vado di là. Se ci riesco. Ritorno alla cappa. Allora. Altri fiori non mi servono. I pistrelli li uccido come merda. Un guscio blu, mi serviva Yoshi. Ma non importa, non importa. Mi sa che mi serviva Yoshi invece. Ah, ci vuole Yoshi. Vabbè, allora completo il livello normalmente e poi vado a prendere Yoshi. La stela! Ah, comoda così. Dove andremo a finire? Ma tanto con la piuma rompo il culo a tutti. No. Ok, ho perso la piuma, complimenti. Altri gusci blu che mi fanno rimpiangere la mancanza di Yoshi. No! E no, stavolta ce la faccio. Torno alla top secret area, prendo Yoshi con il guscio blu, volo in alto, scopro il segreto e vado dall'altra parte. Perché sì, perché io posso. Perché io sono uno sborrone. Vi faccio vedere uno dei trucchi più truccosi e più segretosi di Super Mario. Che ore sono? 11:51. Potrei farcela. Ti dà due piume, così una la mette nel deposito, là in alto. E andiamo. Se premiamo L e R contemporaneamente vicino sopra un castello distrutto, possiamo rigiocare il castello. E questo è un trucco che ho scoperto, tipo... Ma quando è che l'ho scoperto? Beh, comunque circa 20 anni dopo aver fatto la prima partita a Super Mario World. Quindi vi renderete conto. Ale, si vola quassù e basta, si piglia la chiave e fine. Bisognava avere Yoshi ed il guscio blu insieme. Qui tiriamo dritti, non andiamo alla stellina chiaramente perché non ne ho bisogno. Completiamo questo livello normalmente, da persone normali, civili, ben educate. Con uno Yoshi blu avrei fatto prima. Ma non sono così sborrone da tornare a prendere lo Yoshi blu. Mi costringono ad abbandonare il mio Yoshi. Quindi altro che Yoshi blu. No, lo Yoshi blu avrebbe volato, quindi ce l'avrei fatta. Lo Yoshi blu è il più sborrone.
Dov'è che devo andare? Qua. Ok, siamo alla fine, gente. Mi porto la trappola meccanica. La piastrella. La plancia. Che si trasforma in una vita quando completo il livello. Sborone anche questo. Andiamo di sopra e qui c'è il trucco che vi volevo insegnare in questo livello, Vanilla Secret 2. Praticamente qui è pieno di nemici, ma noi non ammazziamoli, assolutamente. Anche lo Yosho, lasciamolo dov'è. Al massimo colpiamoli, ma non ammazziamoli. Colpiamoli così, ma senza ucciderli. E questo perché? Perché, vi direte voi? Perché c'è bisogno di fare tutta sta puttanata? E adesso ve lo faccio capire. Ve lo faccio capire con le buone. È necessario passare in mezzo a tutti questi nemici senza ucciderne manco uno. Che non è semplice. Poi bisogna andare avanti, dove v'è una specie di P grigia. Dove si prende una P grigia, una P di pirla grigia. Esattamente qui, il secondo blocco, c'è la P grigia. Torniamo indietro dove erano quei nemici, con la P grigia. Senza aprire la P grigia. Apriremo la P grigia quando saremo arrivati da quei nemici. Ecco, raccogliamo tutte queste monete, perché intanto quei nemici sono diventati monete. Raccogliamole tutte e abbiamo ottenuto un casino di vite. Se rifacciamo questo livello un'altra volta arriveremo a 99 vite. E questo è il trucco per le vite infinite di Manneschiarini. Adesso completo il livello normalmente. Dopo che vi ho fatto vedere questo, vi ho fatto vedere praticamente tutto quello che volevo farvi vedere. Con 78 vite posso tornare da in quel cazzo di livello special e provare a completarlo. Sta a finire il tempo, ma no problem. Bene, 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 gente, avete visto uno dei miei trucchi preferiti quando giocavo a Super Mario World da piccinino, che facevo vedere a tutti i miei amici. Adesso ve l'ho condiviso anche con voi altri. Torno a prendere la piuma e torno a provare a completare il livello special. Un'altra vita che mi piace. Funghi che sono buoni. Olè. Certo, devo farne di strada per arrivare tutte le volte al livello special. Potrei anche andare a completare il gioco. È mezzogiorno. È mezzogiorno, tra un po' me ne vado a mangiare. Vediamo se con la piuma riesco a combinare qualcosa. Con la piuma Ed Yoshi. Venite, fatevi sotto, con Yoshi più piuma. No, fiore no, cattivo fiore. No! Ma puttana!
Ah, mi prendono per il culo. Vabbè, con Yoshi più fiore riesco a fare sta mossa qui. Più piuma. No! Dai, sono morto. Ci riprovo. Torno a prendere Yoshi, più piuma, più fiore, più tutto. Più tutto, più vibratore in culo. Cioè, devo tornare indietro di decine di chilometri, ma è lo stesso. Si fa questo ed altro per superare un livello in un videogioco. A quei tempi mi sarebbe sembrato assurdo ritornare indietro così tanto, ma al giorno d'oggi siamo abituati a videogiochi dove si fa backtracking anche per prendere un pacchetto di patatine. E non mi sto riferendo a Fallout. Mi sembrava di muovermi meglio con la piuma, ecco. Però ho avuto sfiga. Ne avrò di sfiga, ho 78 vite per avere sfiga. Gente, sopportate. Sì, con la piuma mi risparmio di volare, di mangiarle. Posso direttamente evitarle. Molto più comodo. E l'ho perso, va bene. Ah, è difficile lo stesso, gente. Se non riesco a passare a sto livello, sono proprio una merda, la merdazza. Dopo che sono andato a prendere addirittura 78 vite. Bisogna insistere così, gente. No, no, non subito. Mi viene fretta. Maledizione.
Oh, ho mangiato... ho mangiato la fiamma, non si sa come. Dai, sono passato di là. Che emozione! Fiori che sparano fuoco, cioè piante che sparano fuoco. Dai, ce la faccio. Sì, 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 sì! Sì, cazzo! Sì! Ho inculato il gioco! Bene, mi serviva un po' di... cioè, dovevo andare a fare qualcos'altro per poi liberare la mente. E ci voleva la cappa. La cacca ci voleva. Sto livello è già più facile. Certo, comincio bene. No, ma qui basta avere Yoshi, veramente. Adesso lo faccio con Mario piccolino, ma poi vado a pigliare Yoshi. Brutto casino qui, brutto presentimento. No, qui mi ammazzo. Mi uccido. Qui ci vuole Yoshi. Yoshi blu. Comunque sto livello è facile. Volando. Dai che dopo mi fa anche salvare. Poi forse smetto. Vi faccio vedere cosa succede dopo aver completato lo special. Poi basta. Sono emozionato, sono emozionato. Sarà stato 15 anni che non completavo quel livello. Saranno stati almeno 15 anni. Allora, con Yoshi blu è troppo facile. Con Yoshi blu è una cazzata. L'unico problema di sto livello è il tempo. No. Ecco, stavo dicendo, l'unico problema di sto livello è il tempo, perché vengo ucciso ignobilmente da due nemici più stronzi che erano in circolazione, costringendomi così a tornare indietro. E si sta facendo tardi. Facendo del continuo backtracking sono riuscito a completare quei livelli. Backtracking così, anche solo per andare a prendere tipo 78 vite.
Dai, 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 dai. È sufficiente volare come ho fatto a crepare. Dai, vola, 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 Yoshi. Faglielo vedere tu ai nemici. Cazzo, ho tutto. Tutto, sono il più forte. Vai, sono mitico, sono magico. Come diceva il tizio di Trainspotting. You are a super player. Ma grazie, grazie, questi sono i complimenti che merito. E ce l'ho fatta. Bonus game, ah, c'è il bonus game prima, è certo. Molto importante il bonus game. Ed ho finito il mondo special, salvo. E vi faccio vedere un po' cosa succede. Vedete, è cambiata, sono cambiati i colori di tutti i mondi. È cambiata semplicemente la palette. E poi sono cambiate anche le tartarughe. Vi faccio vedere il primo livello, insomma, il secondo livello. Non hanno più i gusci, hanno la maschera di Super Mario. Vedete? Queste maschere di Mario rotolano anche. Poi quelle che erano rosse sono invece blu. Eccetera, 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 eccetera. Insomma, ci sono stati un bel po' di cambiamenti. Io adesso vi ringrazio e vi saluto. Chiudo qui questo Garrulo gameplay. Ci saranno poi altre puntate dove vi farò vedere che completo su tutto Super Mario World. Sperando che la Nintendo non mi dia uno strike. Bye bye.